Un saluto a tutti da Jack e Cla di Elisir Podcast, benvenuti e bentrovati con noi. Stasera andiamo a visitare una bellissima edicola retro con un primo numero del PSM, rivista storica che io ho collezionato un sacco di volte. Mi spiace che l'ho persa perché sono ammuffite in posti purtroppo dove non reggeva bene tenere le riviste, tipo gli sgabuzzini. Non fate mai come ho fatto io, non fate mai questi errori, non fateli mai. E quindi insomma un bel dramma assolutamente. E quindi insomma è interessante perché vedremo com'è questa avventura speciale con PSM. E dunque abbiamo qualche numero da leggere, nel prossimo oggi ci occuperemo di PSM. Questo è del 98, questo è adesso aprile 1998, il numero 1. E io penso di averlo avuto questo, non ne sono sicuro al 100%, ma a me aveva colpito perché io ero un mega fan PlayStation e mi trovo una rivista tutta PlayStation, che bello, l'Official PlayStation Magazine, che poi vabbè ha cambiato nome, non so se era poi la stessa perché c'era Official PSM, Official PlayStation Magazine, comunque siamo sempre lì, il mensile 100% indipendente, no, non è Buonasera. ufficiale, eccetera. Ciao Cla, stavo raccontando le PSM che poi c'era anche l'Official PlayStation Magazine, questo è indipendente, questo quindi non è l'Official Di PlayStation Magazine. questo avevo qualche numero, adesso non, Io tantissimi. francamente non mi ricordo neanche quale, però io ho visto l'altra volta un mercatino che le sparavano altissime. Sì, e costava già 7.900 lire, quindi insomma era già 8.000 lire, era già 8.000 lire, immaginatevi 8 euro di oggi, non 4 euro, 8 euro di oggi. Insomma, era già abbastanza salata questa, però erano 100 pagine e vediamo appunto, si parla di Resident Evil 2 con tutti i segreti del gioco dell'anno, lavoro in corso per Tekken 3, Bushido Blade 2 e anteprime pazzesche, tutti i giochi Ma Tekken 3 per PlayStation. PS1, veramente. Certo, era solo PlayStation 1 ai tempi, assolutamente. Era Capito per la 2, avevo 98. capito per la 2. No, 98 non c'era ancora la 2, assolutamente. Ah. Vediamo qua Tommy Mäkinen Rally, la faccia sorridente, questo qua. È un uomo sveglio, no? Si vede proprio la sveglia. Sì, è Cavolo, la proprio faccia. all'aspetto proprio di uno che guida le macchine, sì. Sembra un membro perfetto della nostra community. Esatto, infatti guida Guarda, le oggi ne ho visto uno che, porca miseria, minchia. Lo so, ci dovremmo mettere lo stemmino sul petto. Stupendo. Allora, guarda, qui ci Stupendo. sono due carine e c'è una che sembra Mandalir, sta qua. Dimmi che non sembra Mandalir, sta qua al centro. Sì, adesso no, non vorrei inimicarci anche a Mandalir, che A tanto Mandalir per d'anziana, però non è da giovane. fortuna non ci seguirà mai, perché Allora, sennò. sì, comunque sia, ecco qua, qui abbiamo un marito arabo con le sue due mogli. Ah no, scusami, no, non è, mi sono confuso, vero? Sono Uno Lio. è un membro della nostra community, no? No. Può essere, comunque diciamo, mogliettina 1, mogliettina vera, no, in realtà non è vero, non sono neanche parenti loro, comunque sia, beh, li conosci, là, devo presentarli io, di te chi sono questi tre personaggi, perché li conoscete. Ah, beh, una è purtroppo la bambina Ashley, mi sembra. Inutile, non è Ashley, Ashley. Ah, Sherry. Sherry, giusto, giusto, Sherry, che ho, mi sta sul cazzo. Poi c'è Vabbè. anche Ada, poi no. Ada, eh sì, Ada, è Ada, è Ada, assolutamente, Amnesica, ma è Ada. diversissima da quella. Ma questa è la vera Ada, che ti devo dire? Era fatta No, così, non si me la chiamava Ada. ricordavo neanche così, ma perché io il 2 non lo gioco da Ma perché questa è la boh. vera Ada Wong, la vera Ada Wong, l'originale, non era Fianco abbiamo cinese. Leon con una faccia poco intelligente, in realtà. No, no, a me piace, era astuto, era No, astuto. a me piace più Comunque. questi qua del remake, ragazzi, io. Ma io preferisco l'originale come design, però è bello anche il remake. Vabbè, quindi abbiamo il team tutti morti, zombie, sono tutti zombie quelli del team di PSM, bene, bene, buona cosa. Ah, me lo ricordo che c'erano le foto, era carinissima sta cosa che mettevano le proprie foto C'è anche personali. bidet? No. No, non c'era. Comunque, come creare un buon videogioco? Doom e Tomb Raider. Ho mischiato Doom e Tomb Raider, vabbè. Mi sembra giusto. Fino a fase di 7 le missioni segrete, ovviamente. Ebbene. Là, le missioni segretissime, trova delle sorprese che non si aspettava. Allora, vediamo tutto questo menu. È carino perché abbiamo un po' di diverse cose diverse, visto che vediamo sempre altre riviste. Oggi vediamo monitor, quindi praticamente pre-anteprima, recensioni, flashback pagellone, poi anteprime con un sacco di giochi, spaccacodici per i trucchetti, le lettere, che non leggeremo per vostra fortuna. E Game Index, c'era anche Dragon Ball GT, It's for You and Me, me lo ricordo perché ce l'ho sto gioco. E poi vediamo un po'
vediamo un po', abbiamo tante cose micidiali, abbiamo tante cose micidiali. Allora, dov'è Metal Gear? Ha una data di uscita, se non è ancora uscito ai tempi, dov'è Metal Gear? Dov'è Metal Gear? Ecco qua, quindi vediamo un po'. Era Metal Gear quando si aspettava sto gioco, e sì, prometteva bene. Effettivamente era... dopo ha promesso bene, infatti. Sì, meglio del previsto. Però in compenso... Una super spia Snake, più o meno. No, un ninja invisibile, pensate, Phil Predator, armato mitragliatrice, ma non è vero, non c'è un ninja invisibile armato mitragliatrice, non è vera sta cosa. Ma hanno mischiato tra personaggi, perché l'invisibilità ce l'ha Otacon, poi c'è il ninja, che è Gray Fox, e quello con la mitragliatrice è un altro, che si inventa delle cose. Gray Fox. Cioè, posso dire il personaggio tra i più fighi, Gray Fox. Sì, lo so. Vero. E poi abbiamo nuovi Contra in arrivo, ma sarà la volta buona. Oh, leggevamo i Contra anche nei pre-92 con le altre riviste. Sempre Contra, a capire quanto è stato famoso e leggendario. Recensioni periferiche, no! Il selezionatore Ashi AV, convertitore di... il selezionatore Ashi. Ma non c'è un voto. Ah, 10 minuti perché... Il voto è neutro. Sì. Eidos, maschera al ninja, le prime immagini, ma sto gioco Eidos mi sa che è Ninja Gaiden, vede un ninja che picchia... È a Yabusa. Sì, si arriva a Yabusa, l'ha smascherato, quindi, attenzione, non dicevano nulla, non si sapeva, lo chiamavano il ninja, cioè, Final Fantasy arriva a Hollywood, film in computer grafico, oh mio Dio, il film di Final Fantasy The Spirit Within, mamma mia! Il primo? È l'unico vero film di Final Fantasy. Forse che con gli anni ho imparato a apprezzare. Con gli anni. No. Non è brutto, è brutto di trama, però la grafica è una cosa che ai tempi ha fatto repulsione. Però non erano così brutti, loro volevano farci le attrici in CG ai tempi e farsele assumere da altri film. Pensate che fallimento. E grazie a sto film è fallita Squaresoft. Cioè, grazie al film hanno investito tutti i fondi per pensavo di avere qualcosa indietro, no, è fallita Squaresoft, quindi veramente grazie al film, dobbiamo tutto il film. La Fox ha portato un nuovo gioco di Alien, no? Alien, serie di film che conosci, mi sa, vero? Sì, Alien, sì, e continuano a uscire. Sì, arrivano i giocattoli ai videogame, sì, è vero, io ho quello di Tomb Raider 2, molto molto carino, però è più bella di questa, la mia è più bella, la raccolta mia, questa qua c'è il collo... È un'altra recensione a pistola, Vecla. Siamo con 110.000 lire per una pistola falsa. La tua è tutta impiastricciata, no? No. No, ma sta sempre in alto, non guardo mai, dimentico di averla. Ah, con sostanze, no. No, niente. No, pensavo. Ma va, è una plasticaccia, dai. Una plasticaccia. Lo Yarose costa $750, ma cos'è? Una PlayStation nera opaca, ma cos'è sta roba? Oh, per aspiranti programmatori, in pratica si studiano come fare giochi con gli Arose. Che strano, non ha sfondato sta roba. E poi abbiamo Gossip, vabbè, perché ti piacciono i gossip pari, tipo ti piace sapere tutte le novità del Grande Fratello, no? Mi frega proprio una mazza. Tekken 3 ad aprile, arriverà in tempo la primavera, ma tanto lo vedremo nelle prossime rubriche, nelle prossime riviste Tekken 3, tranquilli, quindi sapremo tutto di Tekken 3. E questo, Final Tactics, no, non si chiama Final Tactics, si chiama Final Fantasy Tactics, si chiama, non è Final Tactics. Dicevo, mai giocato Tekken 3, ma non so neanche... Io ho giocato anche Final Fantasy Tactics. Io. Ok, Bushido Blade 2, le novità, è le novità. Attenzione, se sconfiggete i personaggi principali vi confrontate con quelli secondari, non si è mai vista sta cosa, tipo in tutti i picchiaduro, no? Mai visto. Infatti, Metal Slug sulla linea di confine, Gran Turismo rinominato, attenzione, Gran Turismo negli USA avrà un altro nome, ma non è vero, è uscito come Gran Turismo, Gran Turismo è Gran Turismo, non è vera sta cosa, Gran Turismo è Gran Turismo. Poi... Made in Japan, uno con la maglia dell'ECW, grande. Perché, scusa, uno con la rubrica Made in Japan, c'è cioè la maglia del... Perché uno se la porta dietro, un fan dell'ECW, cavolo, Poleman avrebbe apprezzato. Nel 98 poi, quindi l'epoca vera dell'ECW. Gli zombie attaccano il Giappone, sono gli effetti videomaker, ok, insomma, quei trucchi. Gli zombie attaccano il Giappone, beh. E tu vai praticamente a farti truccare da zombie
e vai in giro per vai a lavorare vestito da zombie, ti piacerebbe, no? Ha fatto fare Soul Edge 2. Non si è chiamato Soul Edge 2, vero? È diventato Soul Calibur Soul Edge 2, mi sa. Soul Edge 2 è Soul Calibur, no? Sì, Soul Calibur, perché Soul Blade è il primo, poi non mi ricordo perché si fa chiamare Soul Calibur. Vabbè, perché l'arma è la Soul Calibur. Allora, comunque, comunque si parlava di Tenchu, cioè, violentissimo, ma Tenchu non era famoso per la violenza, Tenchu era famoso per lo stealth, beato Tenchu. Comunque andiamo avanti. Su tutte le uscite in Giappone, vediamo cosa trovo, se trovo qualche roba strana che solo in Giappone può uscire. Ah, ecco, è questa cosa che l'adoravo, i 10 più venduti del Giappone, che di solito non uscivano neanche dal Giappone, c'era Minna no Golf, che era un gioco... Ah, ma Everybody's Golf, ce l'ho io, quello che ti avevo... Che ti ricordi che c'era un periodo che mi ero fissato? Ah, sì. Ma quanto mi ero fissato questo gioco? Buonasera, Leonardo. Ciao, Leonardo. Retro Gaming del 98, benvenuto. E praticamente stiamo vedendo Minna no Golf, che io mi ero fissato class A col golf e il tennis. Perché io capisco perché era il gioco più venduto in Giappone, perché ti cattura con quella grafica minimale, ma i personaggi carini. A me non mi fregava niente. Mi sono commosso. Cioè, è stato il gioco, ha stracciato tutti gli altri, ha completamente stracciato tutto il resto. Vedi che lo sapevo io che i giapponesi sono simili a me di gusti. Resident Evil 4 un po' meno, ma vabbè. Ha avuto i suoi anni, la Director's Cut, come 4, voglio dire, Director's Cut l'1 sempre. Poi appunto Brigantine e R-Types. R-Type sì, è famosino, R-Type, vabbè, classica roba di spara tutto aerei. Brigantine non lo conosco, un GDR a base esagonale, mai sentito. E qui guarda che roba carina, ti insegna addirittura il vocabolario praticamente in giapponese, dei termini dei videogiochi, quindi in pratica se tu dici ad esempio un Taitoru, la Taitoru è il titolo, infatti è scritto in katakana Taitoru, cioè praticamente non so leggere io ormai, non so leggere Janru, anche questo è katakana, è Janru di genere, comunque sono cose che noi non servono, quindi andiamo oltre. Einhander, ci ho sentito ma non conosco, non ho mai visto com'è, ci sono i robottoni assemblabili. È uno shooter, quindi insomma spari la roba. Non potevo mancare questa live, ma certo, Leonardo, se oggi stai facendo collezione di partecipazioni, grazie di cuore. È bello avere una comunità come la nostra. Ok. Trading Fighter Maker. No, ti crei il personaggio e poi picchi la gente, ma sembra brutto, è molto brutto. Ecco, questa è una cosa che farei volentieri con una maschera, una mazza. Sì, praticamente ti chiede il tuo personaggio, vedi, gli vai anche gli orecchi, ma che figata. È poi tipo basta... la notte del giudizio, ti metti una maschera e vai in giro a ammazzare la gente. E basta move, questo di danza, perché si sa che tu ami i giochi di danza, specialmente quelli che ti richiedono di fare le mosse nella realtà, tipo Just Dance. Cioè, gira la voce che un giorno fare una maratona Just Dance dove ballerai roba commerciale, sicuro. Gundam The Battle Master. Vabbè, questo gioco si presenta bene, vabbè. Classico gioco di Gundam, andiamo oltre. O Gundam, se preferite. Bushido Blade 2, ufficiale, segnatelo, ufficiale, e arriva al seguito di Bushido Blade. Dopo, a distanza di 20, più di 20 anni, guarda, me lo segno sicuro. Vabbè, così lo puoi comprare. Non ho mai giocato questo. Giochi di spada, incredibile. Nuovi arrivati, fa vedere la signorina ai capelli rossi. Sarà un piacere farlo a fettine, no, perché è così cattivo, magari è buono, è cavolo, no, perché è cattivo, quindi pare che sia cattivo, quindi allora, abbiamo finito la rubrica giapponese, c'è sempre la rubrica giapponese, sti giochi, ci deve sempre essere, poi abbiamo la nostra scala di valori, ma da te se vuoi commentare questa scala da 10 a 1, se c'è qualcosa che ti attira. Vado a vedere, adesso non mi ero sincronizzato. E qui dice... cosa fa? Azione, prodotto, quello là? No, parlavo a sinistra. Che ci sono vero, voto di un voto. 10 è una pietra miliare. Ma sono voti talmente banali neanche a scuola, cioè... Sì, ovvio. 9, guardato... classico, 8. Vabbè, ragazzi, come a scuola, danno i voti in base... Uno, addirittura, sì. Evitate qualsiasi contatto con questo titolo. Ci credo. Manco... che frequenti una classe filide, tipo Sub-Zero Mythology, voglio dire, il 2 però è un vero orrore, non pensate neanche di prendere l'affitto,
Questo è tremendo. Comunque possiamo anche andare a iniziare questa... Oh, queste erano le recensioni. Come recensioni? Ma recensioni, tutto qua. Ah, Nagano Olympics. Oh mio Dio, giochi di Olimpiadi che ti spacchi le dita per avere pulsanti. Nagano Winter, ma cos'è? Ah, tipo i sci, cos'è? Olimpiadi invernali. Diversi. Io non ho giocato questo, ma ne ho giocato un altro. Forse, però c'era un mio amico, quindi l'ho giocato da lui. E... sì, non era neanche... è andato 7... ma successore di Track and Field, ma meglio di Track and Field, comunque meglio. Attenzione, vedi che questo Steel Reigns che vedi qua l'hanno poi pubblicato come gioco classico PS1 lo scorso mese sulla PlayStation 5. Quindi renditi conto, è considerato un cesso di gioco, cioè 6, però oggi è ben valutato. Cioè, a me fa schifo, comunque, ripeto, a me continua a far schifo anche oggi, però. Comunque... insomma, diciamo che, vedete, ai tempi erano stati bocciati e per la Sony erano dei grandi giochi. Incredibile. E poi c'è One, questo non lo conosco, questo gioco. Cos'è e, lo spacciano, e lo spacciano nelle cose di PlayStation, tra l'altro. Eh certo, io pago il premio per avere Steel Rain senza usarlo. Tu paghi per avere la merda, bravo. Eh beh, certo, ovvio, giusto. Devi vedere che spesso Tekken 6 hanno messo la versione PSP, mica la versione PS3 che era piena di robe belle, ha messo la versione PSP. Va bene, poi abbiamo Armored Core, questo lo conosco, è un signor gioco, ovviamente guarda che voto gli ha dato. Armored Core è un signor gioco, ripeto, un bellissimo gioco, e anche oggi è considerato un migliore gioco di PlayStation, che ha dato 6. Cioè, io non ho parole... Boh, io so qua non lo conosco, quindi... Ma Armored Core, c'è cioè la saga dei match che sparano tutto, ma non è il mio genere, però ripeto, non è. Infatti dicono, grafica bella, musica ben fatta, idee raffinate, ci rigiocherò. Però voto 6. Come siamo un po' basso. No, è un 8, ma non si capisce. Ma come l'ha scritto? Non si capisce niente. Il mio gioco di robot mai visto. Ma dicevo, ma cavolo, ma dai 6 a... dicevo, ma dai 6 a uno dei migliori giochi. Non si capiva un po'. Anche Winning Eleven 3 è andato 8. Winning Eleven 3, boh, mi sono perso come si chiamava da noi, penso, non era neanche ISS Pro, mi sa. No, penso ISS. Che ne avevamo parlato, sì, forse sì. Quella degli... sì, ma con i nomi europei qua un po' un casino, comunque sia, ecco qua. Ma vogliamo parlare di portiere, il più bravo equivale a un muflone, ma no, dai, non sono mai stati così scarsi portiere, dai. Mai stati così scarsi. La grafica è curata, musica limitata, i cori dei tifosi, ah beh. Però se siamo nel 98, tecnicamente era ISS Pro Evolution 98, vabbè, dovrebbe essere quello. Autodestruct. Comunque gli è andato 8. Della Electronic Arts, io lo voglio nell'e-play. Ma guarda che... quello PC è un sacco di roba, questo qui però... penso che non ci sia. Play c'è, sì. Ma dai, c'è questo gioco, dai. C'è, sì. No, la grafica ricorda Twisted Metal, ricorda... Io pago, ma non voglio anche le merde, no? Beh, mi sembra giusto. Saban, no, Saban è quello dei Kamen Rider. Saban. No, la PlayStation no. Dico, come no? Io voglio la PlayStation. Ghost in the Shell esiste anche videogioco. Bel film, praticamente il primo che ha influenzato Matrix con le sue tematiche, specialmente col cavo neurale infilato dietro il collo, ha influenzato Matrix. Ma noi abbiamo il videogioco è da 7. C'è qualcosa che volevi leggere di questa recensione? No. No, sto vedendo Ghost in the Shell e io non l'ho neanche giocato. Quindi... Ma il videogioco neanche io. Real Fish, ma neanche quello sotto che ho giocato. Il gioco di pesca, ragazzi, andavano di moda. Molti li consigliavano. Ma anche adesso li trovi in free su Steam. Trovi tantissimi in offerta. E ovviamente il PlayStation Plus Premium ha dato Dredge, che è un gioco lovecraftiano di pesca. Tu peschi, pesci. Ma arriva la nebbia e vai nel panico perché... La vai, eh? Vai nel panico, puoi morire di panico perché c'è la nebbia. È un pescatore che ha paura della nebbia, anche se tu sei attaccato alla città che basta che ti giri e torni indietro, no, vai nel panico perché c'è la nebbia di notte. C'è cos'è, panico. Ansioso, una persona ansiosa? No, perché è proprio perché Lovecraft. Quindi, insomma, è tipo The Fog. Tipo The Fog, però non so perché lui si vede che vede roba nella nebbia, ma io non ho visto niente nella nebbia. Vedo pesci, cosa devo vedere? Vabbè. NBA in the Zone 98, quanti giochi c'erano? Della Konami. NBA, vabbè, ci sta, dai. Ma non è il nostro, il vero NBA. No, era quello della EA, ma la Konami ci provò, fallì.
la fallì perché poi si dedicò al calcio. La Konami ci ha provato. NBA Live 98 era migliore, infatti non c'era storia. La musica è la film giapponese sulla mafia. Perché? Perché? Non devo dire, non dire niente. Non lo so, la musica dei Yakuza. Arrivano gli Yakuza mentre stai giocando a freddano Michael Jordan. Cioè, sparano Michael Jordan. Bellissimo. Peccato che la Yakuza in America... No. Takeshi Kitano è un gioco di basket. Takeshi Kitano, sì, è nel corso, sì, potrebbe. Ah, perché Dragon Ball GT Final Boss, qui voglio il voto basso. Due, ok. Quello è uno dei giochi più legnosi della PS1. È peggio degli altri, è peggio dell'Ultimate Battle 22. Ma siamo lì, Ma è più legnoso questo, è più legnoso. Però lenti. Però ha una intro GT che ti carica a manetta ancora oggi. È una figata incredibile. Sì, che poi lo sai che si è ispirato... Però veramente legnosissimo, soprattutto per le tecniche che facevi con R2, che erano le M0, M20, sì. Fastidiosissime, tra l'altro. Meteo. Era attacco meteo. No, non il meteo fuori. Era in peggio, perché poi c'era gente mischiata, c'era Majin Buu... C'era gente dello Zero, no, ma perché loro comparivano in una puntata filler, tecnicamente Cell e Majin Buu, ti ricordi? Comparivano e venivano picchiati tipo da Pan o da gente scarsa. Freezer e Cell picchiati come dei coglioni. Sì, Majin Buu è vero, non c'era per fortuna quello Kid Buu, meno male che anche lui non si... Però sì, Cell e Freezer veramente due... Picchiati da Goku bambino normale, tra l'altro. Sì, è vero. Ma non solo da lui, anche dagli altri. Cioè, no, in realtà solo da lui. Nel ok. Perché loro erano rimasti lì nell'inferno, con la saga lì. Sì, fra l'altro non sarebbe neanche quello il vero inferno del GT, cioè del Dragon Ball, perché poi hai visto che col Super poi hanno rifatto canonico che vanno da un'altra parte. Sì. Comunque, Star Wars, Master of Terrarcasia, beh, giochi Star Wars, c'è il tipo che dice alla tipa, ti faccio vedere la mia spada, e dice, ma come luminosa. Ma ci sono Evok. Probabile di no, penso che ne abbiano evitati, altrimenti non avrebbe venduto. Ok, comunque avrebbe fatto il botto di vendita. Sì, ci credo tantissimo. Buonasera a te. Sì, la grafica sembra bella quando tutto è fermo. Cavolo, che recensione cruda. Attenzione, un commento poetico. La musica è presa direttamente dai film. Cavolo. Dire che è più professionale questi commenti. Vabbè, un po' meglio di prima, sì. Allora, questa qua è la musica tipico stile dei cartoni animati giapponesi. Anche questo commento non è proprio. No, rispetto a Consolmania abbiamo fatto un passo davanti. Sì. Comunque sono d'accordo del Dragon Ball Levitar GT. Ci ho provato tempo fa a ritornarci sopra, ma. No, GT è improponibile. No? Improponibile, una lentezza orrenda. Ma l'altro è uguale, guarda che l'altro Ultimate è uguale. No, completamente diverso. Non è legnoso così. È brutto di grafica solo, ma non è legnoso. È brutto di grafica, no, assolutamente non è legnoso. Di difficoltà anche a giocare quello. Vabbè, ma certo che è difficilissimo, ti ammazzano con un tuo colpo. Io lo finivo, quando ero più ragazzo, mica l'ho finito. Anch'io, ma ero bravissimo. Ray Tracer, questo qua, voto 4. Ray Tracer, vabbè, comunque un gioco di guida, ma non fermiamoci su questi giochi. Però ho visto recensioni brevissime queste, proprio soft, veramente. Neanche loro ci hanno giocato, quello è il problema. Ma no, li hanno giocati, sì che li hanno giocati. Però questo qui non l'ho capito, ci rigiocherò solo se divento cieco, ci rigiocherò solo se sono un fan di Star Wars. Cioè, perché non lo sai neanche te se sei fan, rigiocherò solo per mezz'ora e poi basta. Poi dice, ci rigiocherò fino a quando non avrò finito. Non ha senso questa parte di essere forza, ci rigiocherò. Comunque, Front Mission Alternative, vabbè. Ambientato nell'Africa del 2034. Street Fighter Collection, super. La grafica sarà quello in specie di in 3D, con la specie EX, la Street Fighter EX. Hai visto che hanno sbagliato immagine, vero? Sì. Hai visto che hanno sbagliato immagine, vero? C'è qualcosa che non c'è un'auto lì, non mi sembra. C'è scritto che il flash kick di Gil, sì, proprio quello. Hanno messo un'auto, hanno sbagliato un qualcosa. Voto 9, dai, voto 9. All'auto o a Street Fighter? Street Fighter. Non si parla di auto nella recensione, è un errore.
Succede anche a loro di sbagliare il primo numero, ragazzi. Bravo Air Racing della THQ, che dire. L'effetto pop-up è il problema più grande di Bravo. Voto 5. Ma poi, no, 3. Io non riesco a capire, perché sembra uguale al 9. Questo qui ha voto bello e questo qua invece ha voto brutto. Cioè, però non capisci se assomigliano tanto il 3 e il 9. Cavolo, come hanno fatto i brutti sti voti. Cioè, sti numeri tutti uguali. Real Robots, Final Attack. Cavolo, sembra una mossa di Vegeta, il Final Attack. Voto finale PSM 6. Vabbè. Poi abbiamo anche 6 Peak Performance, gioco di guida, stavolta è davvero un gioco di guida. E poi abbiamo Tobal 2. A Tobal c'era Tobal Number 1 e Tobal 2, un gioco picchiaduro. Si picchiano, si pestano di botte e ha voto 7. Verso le vette di picchiaduro, ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Il tratto della Squaresoft ha fallito miseramente quel gioco. Comunque, Flashback, qui un po' di giochi precedenti, tira e ti dà dei voti. Ah, ti dice, attenzione, rivalutano alcuni giochi. Avevano dato a Twisted Metal, gli avevano dato 8 e ora gli danno 5, quando oggi è ancora considerato male. Sono andato al contrario. Non so, non ha senso, perché Twisted Metal è ancora amatissimo oggi. Quindi boh, io non so perché devono rivalutare in negativo un gioco che gli ha dato 9 e oggi vale solo 5. Questo qua invece della Wipeout gli aveva dato 9 e solo 7, in realtà era giustissimo così, dagli 7, già dall'inizio. Però ESPN Extreme Games da 5 a 2, ma cavolo, cioè stanno valutando in negativo i giochi, ma non ha senso. Una volta che, cioè è come, non lo so, tipo oggi valuto il Padrino e dice sì, gli avevo dato 10, ma oggi gli do 9. Così, vabbè, ci sono tanti film sul genere. Grazie, sono arrivati dopo che l'ha fatto lui, l'ha fatto anche meglio. Di cosa stiamo parlando? Pagellone. Ah, questo è un sacco di voti, vediamo, senza giustificazione. È una rivista solo di voti questa, praticamente. Praticamente, siamo un quarto, cioè dovremmo darci la mossa, ma dicevo, dico solo i 10 che abbiamo trovato, era Castlevania Symphony of the Night, ovviamente Colony Wars, che non lo conosco, abbiamo un 9 per Street Fighter X Plus Ultra, NCAA Game Breaker, non ho idea di cosa sia. Parappa del Rapper 9, no, Parappa del Rapper non è da 9, assolutamente, noiosissimo e frustrante, assolutamente, non sono d'accordo. Virelli 8, NHL quello di hockey 9, e Oddworld Abbe, quello difficilissimo dell'alieno, e no, è Tomb Raider 2, 9, vabbè, si sta, però ripeto, no, è andato 1 al gioco dei Fantastici 4, è incredibile, cioè, come certi film brutti di Fantastici 4, c'è anche dei certi giochi brutti. Minchia, altro che 4. Ma vediamo un po'. Crash Bandicoot. Ah, dicono che dovrebbero cambiare il personaggio. I miti della razza. Io mi dissocio da questo titolo, ragazzi. Cioè, vogliono cambiare la razza di Ryu? Stai scherzando? Perché? Che cavolo ne so, è giapponese, ragazzi. Ma infatti non è gli altri. Crash Bandicoot, dovremmo cambiare la sua attitudine, ma non avrei. Ma perché? Ma Crash è sempre stato stupido, è fatto apposta per esempio PG. Crash è stupido, è la sorella che è furba, la sorella è intelligente. Vorrebbero cambiare anche Lara Croft? Sì. Ah, vabbè. Perché è troppo sexy Lara Croft, ci ha pensato veramente a farlo. Raiden scritto con la Y, bello. Ah, non gli piace Raiden. Non piace allora c'è qualche problema, probabilmente. Dicono che Lara Croft è troppo... Cavolo, c'era già... La lunghezza del gioco diventa troppo lungo. Figurati. Sì, 70-100 ore, non è assolutamente vero, Tomb Raider. Ma figura, ma quale 100 ore? Io me lo ricordavo non me lo ricordavo. Ma questo ti interessa? Quanto deve essere difficile il gioco? La colpa dell'errore è propria, hai capito? Non è colpa del gioco se muori, è colpa tua. Claro, è colpa tua se muori, capito? I giochi devi andare in giro col cartello che si è fesso sulla testa, perché è così che decidono ti simpaticone di gioco. È difficile un gioco, cioè delle volte... A volte è sbilanciato il gioco. È oggettivo, sì. Nutrire l'ego. No, ho visto gente che ha ego, che si vanta, io faccio questo, io faccio quello, ma state giocando un videogioco, non smettete di rompere agli altri col vostro ego assurdo. Cavolo, io che platino i giochi non vado a rompere le balle a nessuno. Veramente, non c'è ego. La vecchia fregnaccia dei soldi nella meba, perché dicono la borsa piena d'oro. Perché devi criticare che c'è la borsa piena d'oro? È la borsa piena d'oro, io vado in giro con loro, ci sono problemi se vado in giro con loro, clava in giro per certi quartieri a dire io ho l'iPhone ultimo uscito da 1500 magari euro.
con una frusta e con un cappuccio bianco, magari. Magari non in Italia, ma non in Italia, no, tipo in Alabama, sai, tipo... Quando usare l'FMV? Oh, senti, ma vai pure a criticarmi l'FMV. L'FMV è bello, ci sono questi filmati bellissimi che superano la grafica. Cavolo, viene bloccata la connessione fisica ed emotiva. No, guarda, non è assolutamente vero, ancora oggi viene usato. Vabbè, comunque sta dicendo delle cavolate. Personalmente non vai più avanti nulla. Che ci sono i momenti più belli dei giochi, attenzione. Sì, oh, guarda qua. Sì, ovviamente sono loro idee. No, il capitolo... No, ma la 4 è un mega spoiler pure per il Rebirth. Cavolo. Cavolo, mi vai a spiegare. Il ballo di Crash, punto 2. Sì. Sì, vabbè. Comunque il 4, secondo me, non aveva senso spoilerarlo così. Ok, che ormai lo sanno tutti, tranne chi sta giocando Rebirth non se l'aspetta, io non sono ancora arrivato, ma sappiamo tutti cosa succede. Cavolo, se è uscito con lei e improvvisamente la sua vita finisce, tutti abbiamo versato una lacrima, sì, è vero. Il momento più drammatico mai visto, ovvio. Non vedo l'ora che succeda di nuovo. Non vedo l'ora che succeda di nuovo. Quando c'è di nato. Il punto 10 sono concorde perché... È ancora ottimo la intro. Mamma mia, che bella l'intro di Tekken 2. Porco cane, se bella. La intro di Tekken 2 è ancora... Però per il rap non ha momenti epici. Il momento epico è quando butti via il gioco. Quando butti via quel cavolo di gioco è il momento più epico di Parappa del rap. Giochi su licenza. Fanno delle cose assurde. Comunque era carina questa cosa dei momenti. Bella, spero che la riprendano. Bloody Roar, bello. Ah, Bloody Roar è una bellissima saga, altro che... Sì. Ah. Il 3 è il mio preferito, il Bloody Roar, il 3, spieghiamola, sono personaggi che hanno una bestiality, in pratica diventano bestie, tipo trigri, lupi mannari, conigli, sì, c'è la tipa coniglia, esatto. Sì, esatto, gatti, vabbè, c'è in vari giochi, quindi insomma, classico, il cambiamento fa bene, diventi più potente, più aggressivo, bello, scegli l'animale, carina come cosa, quindi tu sai che cosa diventano. Ovviamente mi piaceva quello del leone, che era spazzesco. Infatti dice Mitsu uccidiale, Alice coniglio, Fox volpe, Long, già dal nome, tigre, Bakuryu talpa, Yugo lupo e Greg gorilla. Ci sta. Mossa carina, ma l'ho già vista da qualche parte. Sì, è uno Shoryuken, in effetti, hai ragione. Questo anch'io. E questo qui cos'è? Power Bot Racing, il clone di Wave Race, fatto in Sony. Molto più brutto. Boh, no, non lo conosco. Breath of Fire 3, porco cane. Breath of Fire è ancora oggi considerato una delle migliori saghe mai fatte in videogiochi. Io non l'ho mai giocato neanche uno, quindi ciao, andiamo oltre. Era bello il design. Guarda, questo qui sembra un Super Saiyan, però, questo qua. Sembra un Super Saiyan. Sembra un Super Saiyan che... con la tecnica dell'eremita ninja di Naruto, più o meno. Dragon Force, Global Game, pubblicità al negozio, non penso neanche esiste più. Newman Ass Racing, Newman Ass Racing con Christian Fittipaldi. Bello, un gioco pazzesco. Il mondo reale, sì, certo, è un gioco di Formula 1. Andiamo avanti. Raven. Quelli che dormono. Sì, è il seguito di Mist, Mistress. Magari ci fosse un gioco. Si dovrebbe fare. Non è che mi piace. Qualunque tipo. Beh, c'è Yakuza 0, tu ne addestri una. Tu ne addestri una e le insegni come praticamente trattarli peggio, i suoi clienti, essere più spietata. Perché uno dice, ma tu sei troppo gentile, come mi devi trattare peggio? Allora il protagonista si offre di aiutarla e alla fine, come premio, te lo fa su di te, sta roba. Mamma. Anche te squittisci, queste cose qua. È stata una delle cose più belle del gioco. Mi è piaciuto troppo. Anche se io sono contrario, ovviamente, nella vita reale a queste cose. Ma vabbè, ognuno fa quello che vuole. Fra le porte chiuse, si spera. Tekken 3. L'ultimo titolo da Namco spinge caratteristiche di PlayStation al massimo. Sì, è vero. Era vero. Pazzesco. Ancora oggi, gli emulatori esplodono. Questo gioco è troppo potente. Fa crashare gli emulatori. È talmente grosso. È un bellissimo, è uno tra i più bei giochi da PS1. Senza sì. Jin Kazama, figlio di Kazuya, è venuto per vendicarsi. Il potere oscuro che ha corrotto suo padre non è proprio quella la sua storia, ma siamo lì. Non era proprio quella la sua storia. 15 anni di ivernazione e lavaggio del cervello, Linda Williams è stata programmata per uccidere Jin Kazama. Beh, questa cosa è un po' vera, sì, in effetti.
C'è Warren, che è pazzesco. Warren che aveva delle mosse incredibili, non si era mai visto uno come Warren. Poi abbiamo Mega Man Neo, Mega Man senza maschera. È una scimmietta allegra danzante. So che tu ami queste cose, le scimmiette che danzano. Poi arrivano i cattivi, andiamo veloce ormai. Mega Mossa, per poi ci spiega come funziona il gioco, ma non ce ne frega un tubo. Di Mega Man Neo, Mobile Suit Zeta Gundam, guarda c'è solo C'è Char Zaznable, ovviamente. Ah no, sì, che tanto sempre lui. Camille, tanto sappiamo già chi è. Allora, andiamo avanti. Monster Rancer, gioco dei mostri. Young Blood. Monster, sì. Ah, Jax 2, bellissimo questo gioco, è difficilissimo oggi, difficilissimo. È bello, Croc e Crash, state attenti, c'è un nuovo gioco in giro, sì. Più che altro entri nei film horror, entri nei film di fantascienza, entri nei giochi, nei film di arti marziali, è un gioco che entra nei film, ed entri nei classici cartoon, tipo Looney Tunes, sono delle battute che sono belle. Mai visto nulla di così spaventoso dei tipi dell'esorcista, dice. Dottor Jones, non riuscirai mai a recuperare tre pietre sacre. Cioè, poi dice le frasi, però no, non la scatola di Hellraiser, antico segreto cinese. Insomma, classiche frasi prese dai film, ovviamente. E pensa che le frasi dalla versione inglese alla versione americana cambiano, pensate, perché ha un accento diverso, e quindi cambia tutto. Sì, è bello, c'è Godzilla, è vero, c'è il livello di Godzilla e c'è anche il wrestling, c'è il livello dove tu praticamente affronti un clone di Stone Cold Steve Austin, praticamente. Penso. Cioè, c'è anche quello, sì. Pitfall 3D fa caldo qui, vabbè. Mio Dio, Pitfall sono quei giochi d'avvento. NBA Shootout, quelli Houston Rockets avevano ancora un logo bello, è tornato. Need for Speed 3, ma che cavolo, bello. Che poi è una serie che è andata a peggiorare, purtroppo, dopo tanto tempo. Se gli ultimi sono un'evoluzione. Diablo, abbiamo già Diablo, ma come? Su PlayStation Diablo? Io non pensavo fossero mai usciti su PlayStation i primi Diablo, vabbè, però sono contento. Poi abbiamo Resident Evil 2, carino. Ah, mi scaglia vomitosi zombie, vabbè, bellissimo. Abbondanti difficoltà, sì, è appassionante, assolutamente un gran gioco Resident Evil 2. Era bellissimo quell'enigma del quadro dietro al commissario Iroh, tanta roba. Aree segrete, sì, è vero, c'è anche aree segrete da scoprire. No, guarda, c'è William Birkin, c'è scritto il Tyrant è tornato, ed è più duro che mai, ma non è il Tyrant. La vedi? Sì, ho visto. Ma questo non è il Tyrant, è William Birkin, cavolo, quello con l'occhio, non è il Tyrant. Oh, cavolo, William Birkin è tornato, cioè il Tyrant è tornato, come no? Però è bello, infatti, mi ricordo che i tempi poi li leggevo dopo che uscivano i giochi, cioè, ma quante cavolate stanno scrivendo? Invece non era vero, assolutamente non era. Cioè, tante cose non erano vere. Io non so scassinare le serrature, vero? Dice che sembra Final Fantasy VII come grafica, vero? Sì. Ma no, poi qui ti fa vedere il leaker, un cast mostruoso. No, l'uomo ragno, non è l'uomo ragno. Non è proprio l'uomo ragno. Si arrampica sui muri, vabbè, ho capito. Ma sì, avevo capito, non è proprio la stessa, ma non è proprio uguale. Ancora questo Tyrant, dai, che non è il Tyrant, William non è il Tyrant, mica, ma lo sapevano. È bello che l'avevano già giocato, quindi l'hanno già giocato. Si è visto come l'hanno giocato bene. E questo qua è invece che è fatto dal Virus G, ok, questo motosolità è sempre lo stesso che voi state chiamando Tyrant in uno stadio precedente, ok, i ragni vi faranno saltare, sì. Nei remake li hanno tolti perché la gente dice che era troppo spaventosi i ragni e loro non l'hanno più messi. Terribile, davvero. Maestria della suspense. Le morti erano crude. Sì, erano belle crude. Alien, no, non c'è Alien. Non c'è Alien. Il quartier generale della Stars. Ma non è un quartier generale, è la stazione di polizia. Non è un quartier generale, è una stanza la Stars. Come attenzione, Chris Redgrave, attenzione, non Chris Redfield, Chris Redgrave, capito? È il cugino tuo. Cavolo, ma l'avete giocato anche il primo? Cavolo, ne sapete proprio tutto. Chris Redgrave, il famoso Chris Redgrave, il fratello di Claire. Ma quante castroneria troviamo in questa recensione, però? Tutto molto bello, ma cavolo. Io mi ricordo che c'erano un sacco di errori, poi mi arrabbiavo a volte. Croc Killer, no, che poi è Killer Croc, quello di DC, no, non è lui. Però ti spiega come ucciderlo, ti spiega come farlo fuori senza sprecare troppi proiettili. Le piantine sono fantastiche, ovviamente.
signori e signori, Ada Wong è la fidanzata di uno scienziato dell'Umbrella. Non è, no, sì, sì e no, è la fidanzata, ma anche del giornalista, quindi sì, è la fidanzata, no, con tutti. Era fidanzata con John, ma anche col giornalista, quindi era un po' con tutti. Lei, insomma, continua l'avventura. Mamma mia. Vabbè, comunque ti fa vedere tutte le stanze. Poi non hai bisogno di giocare al gioco se ti fa vedere tutto lui. No, infatti mi spoiler. No, la povera Sherry è stata lasciata da sola in un laboratorio tossico. Ma non è vero, non è assolutamente vero questa cosa. Non l'ha lasciata nel laboratorio, dai, l'ha lasciata nella stazione di pulizia. Dai, io ci lascerei un po' di persone, no? Un coso tossico, però. Zombie privi di grassi, veramente. Allora, comunque, ancora il Tyrant, dai, il Tyrant. Non è il Tyrant. Comunque, fino a Fantasy 7. Guida i segreti di Extra, io ho paura che sparano cavolate. No, qua ci sono gli... qui ci sono le varie guide per gli Extra. Dice le varie cose, i manuali speciali, non andiamo a leggere le guide. Poi c'è la mappa del mondo, che è ancora uguale oggi, fighissima. Veramente fighissima, ancora uguale oggi. Sconfiggi i guardiani di Crash 2, grazie. Non, Crash 2 è talmente... I boss sono la parte più facile di Crash 2, in realtà. I boss. Era Steel Rain, Star Wars Master of the Arcasi, Boba Fett, beh, Boba Fett, pazzesco. Chewbacca, grande. Han Solo. Or, chiunque esso sia. Principessa Leia, Luke Skywalker, Toc, Darth Vader, beh, pazzesco, Darth Vader. Pitfall 3D. Andiamo a Armored Core. Ovviamente stiamo saltando le guide perché onestamente non ci interessa. Spacca codice, Frog, non ci interessa. G-Police. Vabbè, quindi in pratica abbiamo tecnicamente finito. No, cos'è sta roba di Resident Evil? Doppie munizioni. Vabbè, questa è una cosa curiosa. Puoi fare un trucco per avere più munizioni. Questa cosa la sapevo. Poi Motor Race, Dragon Ball GT, 6 personaggi segreti, un Goku di quarto livello. Vabbè. Ah, non un Saiyan, un Goku di quarto livello. Ah, un non, ma nel 98 in Italia non avevo ancora fatto la cosa di Saiyan, non sapevo neanche che cos'era. Non sapevo, c'era un Goku di quarto livello. È bella sta cosa, un Goku di quarto livello. Non sapevano che cos'era, non sapevano che cos'era. Cioè, gli italiani non sapevano nulla. Già. Un Goku di quarto livello, questo mi fa ridere. NBA. Vabbè, comunque, è la lettera di Castroneria oggi. È un bellissimo, però è più bello come giornale, ha più cose. C'ho le letterine. C'è uno con la maschera, tutte quelle robe di Parappa the Rapper. Poi abbiamo, ecco, un gioco di wrestling come WCW, ottenere la testa alla follia di un gioco ICW. No, perché sono due cose diverse. Cosa ce ne frega di un gioco? Cioè, perché parlano dell'ICW quando c'è la WCW? Cioè, pensavano che l'ICW fosse più importante? No, assolutamente no. CW era l'unghia della WCW, purtroppo. Scanner, esatto. Spediteci un annuncio, pubblicità. Abbiamo Goku con Lara Croft. Carina questa immagine, carina, carina. Goku insieme a Lara Croft. Beh, guarda come la guarda. Da quando Goku nota così le signorine? Certo. Mai visto. Lui che guarda. Poi ci sono le foto. Bomba 98. Bomba 98. Ti viene la paresi facciale solo a vedere i volti dei giocatori. Sto gioco. In effetti, quel gioco lì è terribile. Sì, e abbiamo concluso per oggi con queste incredibili recensioni. Clati, ha emozionato questo viaggio nel PlayStation 1? Nell'orrido? No, non è orrido, non è tutto orrido. Dragon Ball GT è interessante, sì, sì. Vabbè, interessante. Dunque vi salutiamo, vi ringraziamo, grazie anche per i commenti che avete lasciato in diretta e anche speriamo nei commenti futuri su YouTube. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Dai.